Ciao a tutti! Oggi prepareremo la colomba di pan brioche al pistacchio. Il tempo di preparazione della ricetta è di 3 ore circa. Gli ingredienti sono farina manitoba, lievito di birra fresco, crema dolce di pistacchi, olio di semi di arachidi, zucchero semolato, latte, vanillina, uova, sale, aroma d'arance o aroma di brioche. Per la glassa, granella di zucchero, albumi, granella di pistacchi e zucchero semolato. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte, lo zucchero e il lievito. Azioniamo il bimby per 3 minuti. 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la farina. L'uovo. L'olio di semi di arachidi. L'aroma d'arancia o aroma di brioche, il sale e la vanillina. Facciamo impastare per 4 minuti in modalità spiga. Trasferire l'impasto in una ciotola capiente, coprire con pellicola trasparente e lasciare lievitare in forno spento per un'ora. Trascorso il tempo abbiamo ripreso l'impasto che è lievitato, adesso lo stenderemo formando un rettangolo. Dopo aver steso l'impasto, adesso lo divideremo in due parti uguali, tagliandolo. Adesso stenderemo la crema dolce di pistacchi su tutta la superficie degli impasti. Adesso arrotoliamo dal lato lungo. Dopo averla arrotolato, posizioniamola in uno stampo per colombe da 1 kg. Ripetiamo l'operazione anche con l'altro impasto. A questo punto posizioniamolo a croce sull'altro rotolo. Posizioniamolo in forno spento e lasciamolo lievitare per 1 ora e mezza. Trascorso il tempo abbiamo ripreso la colomba che è ben lievitata, adesso prepareremo la glassa da posizionare sopra. Mettiamo all'interno del boccale gli albumi. E lo zucchero. E azioniamo il bimby per 30 secondi a velocità 7. Distribuiamo il composto su tutta la superficie della colomba. Mettiamo la granella di zucchero e la granella di pistacchi. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 35-40 minuti circa.
La colomba di pan brioche è cotta, lasciamola intiepidire prima di servire. Colomba di pan brioche al pistacchio. Grazie e alla prossima ricetta!